Barone Vassallo, 21 luglio 2024. Allora, facciamo prima un piccolo promemoria. Dunque, negli anni passati hanno provato in tutti i modi a dare nuovi allarmismi. Vi ricordate il Vaillant delle scimmie? Vi ricordate il fuoco di Sant'Antonio? Vi ricordate tutti gli avvertimenti che stava per arrivare una nuova? Insomma, ci hanno riprovato più e più volte. Ma cosa è successo in questi anni? È successo che, essendo fresca l'avvenimento, essendo fresco l'avvenimento, le persone se ne sono sbattute, non gli hanno creduto. Quando tu parlavi di nuovo del sacro raffreddore, la gente ci rideva, li mandava a fare in culo, alcuni si arrabbiavano. Idem quando si sono inventate tutte le altre balle che vi ho appena menzionato. La gente li mandava a fare in culo, era stanca. Quest'anno c'è qualcosa di diverso. Si comincia a parlare sempre di questo raffreddore sacro. Si comincia a parlare di contagiati ai concerti, contagiati alle partite. Si comincia a parlare di tutto questo, però quest'anno si ricominciano a sentire quelle persone che dicevano: vedi, se foste stati più attenti, sta rialzando la testa, vedete che sta riprendendo. Ci sono addirittura quei cretini, quegli idioti, quegli spastici che dicono: tutto questo perché le persone hanno dimenticato che il sacro feticcio è qualcosa che va indossato sempre. La colpa è di quelli che non portano il sacro feticcio, che hanno permesso di nuovo che tutto ricominciasse a circolare. E allora vi faccio una previsione. Se non ricominceranno con la balla verso ottobre-novembre, saranno i primi del prossimo anno. Ma perché? Perché hanno compreso che moltissime persone hanno già dimenticato tutta la farsa appena passata, perché tantissimi l'hanno dimenticata. Ci stanno persone disperate: il sacro raffreddore, non si può entrare qua, non si può fare lì, è ricominciato, ha rialzato la testa questo sacro raffreddore. E poi il fattore peggiore, più negativo, è che è ricominciata la piovra. Che cos'è la piovra? La piovra è quel circuito di persone che hanno sotto di loro delle persone inermi, e chi vuole intendere intenda, non posso parlare apertamente, che prima che vengano dimesse, caso strano, prendono questo raffreddore sacro. E quindi vanno, nonostante non abbiano nulla, perché non hanno proprio nulla, vanno a far crescere la scaletta dei
casi, diciamo così. Quindi ragazzi, anche la nuova elezione della von der Leyen metterà di nuovo le radici sulla storia che abbiamo visto, la storia che abbiamo visto che si ripresenterà nella fase 2, secondo tempo. E questo è ormai palese. Tutto questo può non accadere soltanto se le persone si svegliano, se capiscono la presa per il culo. Ma dato che sembrava un piccolo spiraglio di persone che avesse capito, invece ormai è palese che hanno ricominciato a credere a tutte le cazzate più totali, vedrete che al massimo all'inizio del prossimo anno vedremo il film parte 2. Questo ve lo dico oggi che siamo in pieno luglio, che siamo lontani ancora e siamo ancora in tempo a poter porre fine, ma vedrete che finirà in questo modo. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.